Quindi la compagnia Gino Franzi non si ferma, ma si fa in quattro per la sua campagna d'inverno. Infatti sono quattro spettacoli contro il Covid, perché siamo convinti che il coronavirus si combatte anche nel rispetto delle norme di sicurezza, offrendo ugualmente cultura. Grazie alla collaborazione e all'entusiasmo della presidente, dottoressa Daniela Brunelli, con la società letteraria, la compagnia Gino Franzi presenta per questo motivo in streaming una rassegna di quattro spettacoli tra i più brillanti della sua storia. Alcuni, soprattutto il primo, sono datati e quindi scuserete il livello, diciamo, antico delle immagini. Esordiremo venerdì 4 dicembre alle 17 con Vipere e Balocchi, 20 ritratti di donna dal Teatro delle Varietà. Per poi passare venerdì 11 dicembre a Canta che ti passa, un racconto della Prima Guerra Mondiale attraverso il teatro e le canzoni. Venerdì 15 gennaio a Sangue Morlacco, l'ultimo volo di Gabriele D'Annunzio, che racconta in modo divertente la vicenda di Fiume del 1919-1920. E per finire, venerdì 22 gennaio, con Pippo Non Lo Sa, nel 1940 l'Italia canta l'America e la censura non se ne accorge, che narra lo strano rapporto tra le canzoni della radio dell'EIA e i ritmi americani. Dunque una serie di spettacoli musicali nella tradizione della Gino Franzi, attraverso i quali ripercorre le vicende storiche e fatti di costume della prima metà del Novecento in modo leggero e divertente, in modo da creare non solo divertimento ma anche attività didattica e culturale. Passeremo in rapida successione dalla Belle Époque alla Grande Guerra, dalla Repubblica di Fiume e di D'Annunzio alla censura del periodo fascista. La compagnia Gino Franzi è costituita da un gruppo amatoriale di appassionati del teatro e della canzone del primo Novecento, che realizza spettacoli teatrali, conferenze e programmi di musicoterapia nelle case di riposo, raccontando appunto la storia attraverso il teatro e la canzone. L'attività sociale si concretizza anche attraverso rassegne a favore degli anziani, portando in scena i giovani, attuando quindi un percorso intergenerazionale e trasformando l'attività teatrale in progetti di solidarietà sociale. Buon divertimento, perché noi pensiamo, come diceva Marcel Proust, che non bisogna disprezzare la cattiva musica, perché essa ha un valore nullo nella storia dell'arte, ma un valore immenso nella storia sentimentale della società.